Bentornati amici per un altro video horror del sabato. In una vecchia abitazione situata in Russia girano voci su strani fenomeni paranormali che si verificherebbero dentro questo luogo. Proprio per questo ha preso il soprannome di Cantina dei Demoni. Molte persone che hanno tentato di avventurarsi in questo luogo oscuro hanno dichiarato di aver sentito il pianto di un bambino. Uno youtuber decide di andare ad indagare dentro questa cantina per capire da cosa potrebbero dipendere tutti questi strani fenomeni. Appena entrato, lo youtuber fa una panoramica del luogo. Lì lo youtuber nota una culla con un orsacchiotto di peluche all'interno. Prima di visitare un'altra stanza, decide di lasciare dentro la culla una radio per captare eventuali suoni paranormali. All'inizio non succede quasi nulla. Quando lo youtuber torna nella stanza dove si trova la culla, la radio deposta in quella culla incomincia ad emettere dei suoni terrificanti. Da ciò che si può udire, sembrerebbe il pianto di un bambino, accompagnato da delle risate demoniache. La cosa purtroppo non finisce lì. Infatti, in quella stessa stanza, incominciano a verificarsi fenomeni ancora peggiori. Una carrozzina viene spinta da una forza invisibile. Nello stesso tempo, la culla dove si trovava l'orsacchiotto incomincia a muoversi senza che nessuno la vede. Da lì altri oggetti incominciano a cadere e si può notare il divano che viene spostato da qualcuno o qualcosa. I fenomeni in quella stanza sembrano peggiorare ogni minuto che passi. Lo youtuber, prima di andare via, decide di fare un'ulteriore indagine, lasciando la telecamera rivolta verso l'armadio e la culla. Ciò che viene ripreso dalla telecamera è fuori da ogni logica. La culla incomincia a spostarsi da sola bruscamente. Il vetro dell'armadio incomincia a essere colpito da qualcosa di invisibile. Bene ragazzi, credo che dopo questo video molti di voi avranno capito che trovarsi di fronte a certi fenomeni non porta solo paura, ma puro terrore. Noi ci vediamo alla prossima, come al solito. Ciao.